Biografia di Antonio Magnano. È nato il 16 luglio del 1966. Consegue diploma di segretario d'azienda e segue un corso per restauro mobili. Nel 1990 apre una bottega di restauro e qui nasce la sua creatività di materie gomma lacca. Iscritto all'Accademia dei Leoni Lentini, esegue le prime collettive ispirandosi a Van Gogh. Pittura elementare ed essenziale con uso di gomma lacca su una grande varietà di supporti: stoffa di lino, tele, tavole, cartone telato, cartone pesante, carte. Opere di Antonio Magnano. Atmosfere. Olio su tela, formato 40x50. Vaso di fiori, olio su tela, formato 30x40. Cielo stellato di Sicilia, olio su tela, formato 50x70. Atmosfera 2. Olio su tela formato 40x50. Fiori, tempera e gomma lacca su lino, formato 45x55. Passeggiata d'estate, olio su tela formato 50x60. Bonjour Van Gogh, tempera e gomma lacca su lino, formato 60x75. Natura morta, tempera e gomma lacca su stoffa di lino e seta, formato 55x55. Opera di Giacinto Pugia. Paesaggio invernale, acrilico su tela, formato 70x100. Opera di Giacomo Tabellini. Campagna, olio su tela, formato 40x50. Artista Giacinto Pugia. Il maestro, nato a Napoli, ha atteso gli studi presso l'Istituto d'arte della sua città. Agli inizi della sua carriera pittorica, durante i suoi numerosi viaggi di formazione artistica, è venuto a contatto con la cultura slava ed ha subito il fascino della tecnica naïf, che ha da subito adottato per lo sviluppo della sua tematica pittorica. Numerose le mostre personali e le collettive di successo sia in Italia che all'estero.